Abbiamo un'altra partita di campionato e sicuramente abbiamo voglia di trovare e provare a cercare di prendere un risultato diverso dall'ultimo che abbiamo non preso ad Empoli, quindi abbiamo continuato a lavorare con la solita disponibilità, con la solita passione, provando a migliorare, continuare a migliorare sia le cose che non sono andate bene, sia le cose su cui siamo stati bravi. Quindi sappiamo che a fine settimana c'è sempre il banco di prova che ci fa capire dove ci troviamo e ne abbiamo un altro difficile anche questa settimana come al solito, come abbiamo sempre detto e come credo diremo sempre, quindi abbiamo voglia di riprenderci quello che nell'ultima partita non siamo stati bravi a raccogliere. Ritroviamo qualche ragazzo, ma come ho detto nella partita scorsa, avevamo le qualità e le avremo sempre, spero, per poter fare risultato anche ad Empoli. Ovviamente abbiamo commesso qualche errore che non ci ha permesso di raccogliere punti. Abbiamo fatto le cose positive su cui dobbiamo continuare a percorrere quella strada perché diverse sono state le cose positive nonostante il risultato negativo. E ritroviamo anche qualche giocatore, quindi abbiamo possibilità di scegliere, come ho detto all'inizio anche, la possibilità di avere tanti ragazzi bravi deve essere un nostro vantaggio. Sapere che durante la gara ogni partita possiamo avere tre innesti che possono aumentare il livello della squadra, quindi questo per noi deve essere un fattore positivo. Claudia, Buongiorno. considerando la sfida dell'avversario, le chiedo quali sono le insidie del Firenze e soprattutto se ha qualche aneddoto legato a Pippo Intati che la riguarda personalmente. Ma no, aneddoti non ce ne sono, abbiamo trascorso dei bei momenti insieme, abbiamo condiviso le emozioni, delle gioie e anche delle delusioni, perché ovviamente non nello sport, ma credo sempre, non si possa vivere sempre di soddisfazioni, quindi ci legano dei ricordi positivi, alcuni ricordi meno, però ovviamente tutti voi ricordate quello più grande che ci lega e sono contento di ritrovarlo per salutarlo, però non ci sono aneddoti particolari. Per quanto riguarda il Venezia, sappiamo che affrontiamo una squadra che insomma, viene da un percorso trionfale l'anno scorso. Ha cambiato qualcosina, ma non tantissimo. È imbattuto in campionato. Ha un gioco come quello che abbiamo incontrato in queste prime giornate. Utilizzano molto gli attaccanti, sono molto alla ricerca di questo gioco tra le punte. Sono bravi nello sfruttare bene le fasce con i giocatori che hanno sulle fasce laterali. È una squadra che nasconde le insidie come tutte quante. È una partita difficile. Noi dobbiamo essere più bravi a fare bene quello che non siamo stati bravi a fare bene a Empoli e nello stesso tempo dobbiamo essere bravi a saper continuare a fare le cose che abbiamo fatto bene perché sicuramente ce ne sono state a Empoli e ce ne sono state nella prima giornata. Noi abbiamo tanti interpreti bravi con diverse qualità e ovviamente a seconda di chi di volta in volta viene scelto per essere messo in campo, penso prima della partita che possa avere le qualità per fare la partita migliore in quel momento. Sono d'accordo con diverse cose, ma soprattutto sono d'accordo sul fatto che questa squadra deve trovare un equilibrio. L'equilibrio purtroppo, o per fortuna, non si trova schioccando le dita a distanza di pochi giorni. E noi lavoriamo quotidianamente per riuscire a trovarlo, indipendentemente dagli interpreti che vengono messi in campo, perché sono convinto che nel tempo potremmo essere bravi schierando un tipo di centrocampo con alcune qualità o schierandone un altro con altre qualità, fermo restando che la squadra deve essere brava ad avere un equilibrio, deve essere brava a sapersi aiutare, cosa che nei primi 15 minuti abbiamo fatto fatica a fare e non era quello il nostro intento. Però la stessa squadra, con gli stessi interpreti, con gli stessi nomi, perché a me non piace farli, però sono stati fatti, è stata in grado nei restanti 75 minuti di fare partita contro una squadra forte che aveva continuato a fare la partita che aveva preparato nel pre-gara, subendo sicuramente qualche azione di ripartenza, ma creando anche diverse occasioni per andare in rete, concretizzandone due e nel finale sfiorando anche la rete del pareggio, che credo non sarebbe stato uno scandalo se fosse arrivata.